Lei non ha nessuna macchia sul naso. Chi è quello? Un tipo ambiguo. Le piacerebbe un delicato profumo adatto per uomo elegante? No, grazie. Abbiamo della polvere di talco soffice come seta. No, grazie. Si asciuga? Sì. Grazie. Ehi, dimmi chi è? È un vampiro. Beh, e classifichi me? Paesano. Mi ricordo che fu sul tardo pomeriggio. Mi preparavo per il gran giuoco del sabato. Sembrerà strano che io rammenti che giorno era, ma... Non basta ancora? Era un paesano. Mister Fare, Mister Mazzone è ritornato e vuole vederla. Desidera che vada subito a casa sua. Grazie. Dopotutto io dirigo il locale e mi chiamano Mister Farrell. Ti par poco? Se qualcuno almeno mi avesse avvertito, se almeno avessi potuto prepararmi a quell'incontro, invece nulla. Nulla. Fui preso nella rete. Balin? Signor Manson sarà qui fra un minuto, signor Farrell. Grazie. Sei contento che sia tornato, vero? Speriamo tutto vada come prima, signor Farrell. Johnny, sei tu? Salve, Balin. Vuoi salire? Beh, perché mi guarda in quel modo? Perché sono felice, Johnny. Ha un aspetto strano. Ora ti racconterò. Dov'è il canarino? Come l'hai saputo? Ma che cosa? Non lo sai, dunque? Vieni. È qui il canarino, Johnny. È una sorpresa sentire una donna cantare in casa mia. Sì, però... una sorpresa. Gilda, sei presentabile? Io? Sono presentabile? Pubblicità, mio caro. Perché non risulta sui libri? La mia domanda è indiscreta. Sei il mio migliore amico, Johnny. Puoi fare tutte le domande che vuoi. Io ne ho fatta una. Andiamo a pranzo, vieni. Ho lasciato Gilda sola per cercare te e Gilda è troppo bella per restare sola. Se non sbaglio, ha cambiato argomento. Infatti, ho cambiato argomento. L'ho trovato, Gilda. Ha molto da fare il nostro Johnny. Siedi, Johnny. Buonasera, Mr. Farr. Il bianco le sta bene. Buonasera, Mrs. Manson. Non le restituisci il complimento? Anche a lei sta bene il bianco. Oh, grazie. Nulla può far più piacere di un complimento spontaneo e sincero come questo. E in premio le mostrerò qualche cosa di interessante. Il nuovo regalo che mi ha fatto mio marito. Non è carino? 50.000 pesos sono carini. Che te ne sembra, Johnny? Magnifico. Allegro, Johnny. Facciamo un brindisi. A noi tre. A
A noi tre. Non stai bene, Johnny? Io sono confuso. Confuso? E perché? Beh, poche settimane fa facevamo un altro brindisi in tre. Beh, chi era il terzo quella volta? Di avere gelose? Oh, affatto, caro, una mia conoscenza. Uomo o donna? È una domanda imbarazzante. Che rispondo, Johnny? Donna. Perché? Spiegati meglio. Perché sembra avere un aspetto e poi quando meno lo credi ne assume invece un altro. Tu non hai molta fiducia nella stabilità del carattere delle donne. Lo confesso. Chissà chi sarà stata la donna che ha spinto Johnny ad essere così pessimista. Che ne pensi, Gilda? Io niente. Odiamola. Vero, Balin? Sì. L'odiamo, Johnny? Sì. Odiamola pure. Accettare di sposarmi, me lo prometti? Ah, non posso farti una simile promessa, non ho ancora ottenuto il divorzio. Non sono libera. Non voglio. Cosa non vuoi? Il tuo divorzio. Non lo vuoi? Quello che otterresti a Montevideo senza il consenso scritto di tuo marito non sarebbe valido in Argentina. Io non voglio tornare in Argentina. Che ce ne importa? Ma un giorno potresti desiderare di tornarci. Non devi rimanere legata a quell'uomo per tutta la vita. Devi essere libera. Allora non è servito proprio a nulla fuggire. Proprio a nulla.